cominciato a capire, sinceramente io e la mia compagna Lucia, perché se c'è Lucia, Santa Lucia, cioè nel senso che a sopportare me già è grande cosa, dopo lei è molto matematica, allora sa correggermi su certi, io dopo vado, sono subito entusiasta, facciamo! Allora praticamente ho visto che sono tutto abbandonato. Ci siamo seduti e tu dici, qua stiamo andando a lavorare, ci devi fare anche l'insegnante, io voglio, ho un'idea mia da adesso a 10 anni, perché? Poi torniamo al fatto di questo qua, perché? Perché praticamente, conoscendo poi le persone sagge, ho cominciato a domandare, cominciato a vedere, allora ho cominciato a sistemare qua dentro, cominciamo questa qua ci metto questa, poi qua, quando sono entrato in questo luogo, questo qua è un luogo che è il comune di Abateggio, con le sovrintendenze, allora sindaco del paese, praticamente ha avuto una bellissima idea, perché? Perché siccome la Valle Giumentina è rappresentata la valle più importante e più grande che abbiamo in Italia di Neoli, ci sta andando, oh, ci sentiamo allora, va bene? Come... Veramente da piagni, da ride, da soffresa, perché? Perché sta povera gente, diciamo la storia che racconta, ora cominciamo a raccontare la storia dei contadini, sta povera gente nel 1750, 1760, che cosa faceva? Non soltanto l'unificazione dell'Italia, tutto un po', tutta questa storia che portavano, quando c'è stato lo scioglimento dei feudi, automaticamente che cosa è successo? È successo che sta povera gente, la parte pigliosa, prendevano sempre quelli che ci avevano, cioè sempre i padroni, sta povera gente, non soltanto le crescite demografiche, ma anche più che altro le leggi restrittive, erano costrette sempre spostate sempre più in montagna. Sta povera gente che teneva 10 figli, 11 figli, 12 figli, qualcosa che noi porta a casa. E piano piano spostavano sempre più lontano, cominciavano a togliere le pietre dal terreno, a dissossarle, a fare in modo che praticamente quegli spazi 20, 30, 40 metri quadrati, per loro era vita. Immaginate prima che cos'è, deve essere sistemato dentro, così vi rendete conto quello che sta qua e comincia un po'. Io vi rubo soltanto un tre quarti d'ora, dai, mezz'ora, tre quarti d'ora, vi racconto un po' tutte le storie. Poi piano piano ci spostiamo e ogni tavolo si rappresenta la nostra. Però prima ci sta il dottore, le sue cose meravigliose. Il rosone di San Rocco. Sì. Se qualcuno lo vuole vedere o qualcuno interessa, sono qua. Rivediamo. 5 minuti prima di vedere i tonos che sono sicuramente più importanti. Tavolo comunitario. C'è di tutto e di più. Speriamo che non piove perché. Ma c'è troppa roba, non ce la faccio tutto. Guardate quanta roba, quanta grazia di Dio qua. Ma veramente, guarda. Dopo ci sta pure il caffè, l'ammazza caffè, il dolce, il pisolino. Il dolce ci sta, pure quelli di stamattina. Ah, bene, bene. E chi più ne ha? Io già l'ho fatto. Signora, si mettete qua. No, non piove qua. No, non piove. Questo è un settore che non piove. Qua non c'è, no, non piove. Ce l'avete solo voi la nuvoletta? Le fandozze. Le fandozze. Allora, dopo faccio l'intervista. Dopo. Ah, sì! Ma sono io e me la regalo. Una zappa, nuova. E dopo guardi, nel mese di maggio, il periodo di maggio, ci cioè, avete attaccato pure le cose di, come si chiama, no, rosmarina, quelli che, come si chiama, c'è sta tanto qua. No. Che fa quei fiori gialli? Le ginestre. Camino le ginestre, le adoro le ginestre. Allora, le cose di ginestre, mannaggia, tanzi, ma che è così? Ci ridevo. Però che succede? Succede che questo, dopo da là parte la storia vera. La storia vera nel senso che poi là che succede? Succede che queste persone...
Ciao.